Dopo la lunga sosta natalizia, il notiziario di informazione settimanale del nostro canale Twins News apre il 2015 con la 37esima edizione del 7-1-2015. Approfittiamo dell'occasione per inviare a tutti i nostri ascoltatori i migliori auguri per un sereno anno nuovo. Passiamo ora alle notizie sportive e vediamo che in Serie B, nonostante le Golpidiense conclude il suo 2014 nel migliore dei modi, regalandosi una prestazione fantastica nei confronti dell'Eurobasket e spugnando il Palatiziano con il punteggio di 55-75, il 2015 non sorride in ugual modo alla squadra di Porto Sant'Elpidio. Infatti, domenica 4 gennaio, per l'ultima giornata di andata del girone B, chiude la striscia positiva di 5 vittorie consecutive. A mettere fine alla corsa biancazzurra è la Luis Roma, che conquista il Palasport di Via Ungheria con il punteggio di 72-89 alla fine di un match infuocato e deciso solo nell'ultima frazione. Sicuramente una discreta partita, una buona partita. La stavamo un pochettino per compromettere perché c'è stato un passaggio a vuoto subito dopo l'intervallo a cavallo del terzo quarto, però diciamo alla fine secondo me il valore effettivo è venuto fuori, per nulla togliere la squadra di casa, ma stasera abbiamo sicuramente dimostrato di poter far bene, di fare sicuramente bene sia in attacco che in difesa. Oggi era una delle partite più difficili dell'ultima serie, quindi onore all'avversario che ha giocato a mio avviso una gran partita. Avevano sicuramente più energie anche grazie alle maggiori rotazioni, sono stati bravi perché comunque venire qui e fare 89 punti non è da tutti. Onore a loro, noi guardiamo avanti, guardiamo sabato alla partita contro Cassino che giochiamo a Roma, e sarà anche quella un'altra partita tosta. Comunque, indipendentemente da come è andata oggi, sicuramente non ci possiamo lamentare di questa prima parte di stagione. Chiudiamo a quota 14, sesti in classifica. L'occasione per il pronto riscatto arriverà già sabato 10 gennaio, quando sul neutro campo della Palla Venali di Roma le Golpidiense affronterà Cassino per la prima di ritorno, mentre la Luis Roma sfiderà la Palla Luis Fondi. Questi gli altri risultati del girone C: Virtus e Cassino, Pallacanestro Palestrina 98-99, Bigioni Montegranaro, Eurobasket Roma 91-70, Ilco Viterbo, Basket Rimini 83-66, Oasi di Cufifondi, Promedio Rieti, risultato non pervenuto, Stella Azzurra Roma, Troni Cagliari 72-48, Giulianova Basket 85, Golden Gas Senigallia 77-70. Prosegue la cavalcata della San Giorgese 2000 della Serie D per la seconda giornata di ritorno del girone B, che sabato 20 dicembre 2014 al Palavirtus di Macerata liquida il Basket maceratese con il punteggio di 74-95, al termine di una gara intensa e condotta fin dall'inizio dalla squadra ospite. Allora, innanzitutto ci siamo allenati bene nelle ultime settimane, infatti dopo da 3 giornate che comunque riusciamo a mettere più intensità sul campo, e questo ci aiuta molto durante la partita. Eravamo tranquilli perché comunque siamo coscienti dei nostri mezzi, ci alleniamo bene in settimana, come ho detto prima. San Severino è una buonissima squadra, non c'è da sottovalutarla, quindi l'unico modo per portare a casa i 2 punti era partire subito forte e bene e continuare così per tutta la partita. Prossimo turno di riposo per la squadra di Porto San Giorgio, che rivedremo di nuovo in campo sabato 17 gennaio alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio per affrontare la Fortitudo Porto Recanati. Per gli altri campi questi sono i risultati: Elpidiense Basket, vittoria fermo 0-20, 88 Est Civitanova, Castelmonte Basket 74-68, Ascoli Basket, Fortitudo Porto Recanati 45-57, Amatori Basket San Severino, Polisportiva 5 Fonti a Mandola 87-39.
Per concludere, passiamo ora al settore giovanile per portarvi a conoscenza della vittoria scaccia crisi ottenuta dalla Pallacanestro dei Canati ai danni della PG Orsa Ancona, che sabato 20 dicembre al palazzetto Pietracroce di Ancona sconfiggono la squadra di casa per 45-72 nella terza giornata del girone di ritorno del campionato Under 17 Eccellenza dopo il tris di sconfitte consecutive. L'identità del gruppo poi nel futuro e soprattutto quella targata 1999 è una squadra che già ha raggiunto le finali nazionali, perciò vogliamo anche raccogliere qualche risultato in più in futuro. In questa scelta chiaramente ricade che il 1998 è una squadra che prima di tutto un numero esiguo di atleti nasce con vicissitudini, ma sapevamo che avremmo fatto un campionato di transizione, magari alla ricerca di diciamo così tra virgolette scoprire o poter trovare in questo gruppo un paio di talenti magari di futuribilità. I ragazzi di Recanati verranno chiamati in causa per la prima partita del 2015 giovedì 8 gennaio, quando alle ore 21 affronteranno sul parquet della Pala Principi di Porto Porenza la UL Pesaro, mentre la PG Orsa Ancona sabato 10 gennaio si recherà ad Osimo al pallone geodetico per sfidare la Robur. Questi gli ultimi risultati del 2014 per quanto riguarda il campionato Under 17 Eccellenza. CAB Stamur Ancona, Robur Basket Osimo 97-58, Aurora Basket Iesi, Poderosa Basket Monte Granaro 63-40, UL Pesaro, Pallacanestro Senigallia 82-45. Le vostre notizie sul nostro TG Twins inviatele in email a twinsseba@alice.it. No politica, no cronaca nera. Per altre informazioni potete contattarci al numero 339-7253-791. Grazie a tutti per averci seguito.